Pronto Andrea, mi senti? Sì, ti sento, sento, ecco, adesso è tutto a posto. E Bene, bene, dai. facciamo come al solito, incomincio io, ti introduco nell'argomento. Parliamo dell'accordo che vorrebbe fare Bersani per il governo, va Sì, va bene? bene, va bene. Salve ragazzi, buona serata a tutti e Andrea Bruno che vi parla. Nella puntata radiofonica di oggi tratteremo un argomento importantissimo di attualità, ovvero l'accordo di governo che dovrebbe avvenire da qui a poco, accordo che inevitabilmente, da qualunque sia la proposta e da qualunque sia la parte, dovrà scontrarsi con il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, movimento che già nei suoi postulati preelettorali aveva come presupposto fondamentale non coalizzarsi con nessun partito politico, ma decidere di volta in volta quale idea sostenere. Ecco, a questo punto do la parola al nostro opinionista Domine Dio, il quale ci farà il punto della situazione. Domine Dio, a te la parola. E io, secondo me, sbagliano tutte le persone che pensano che l'accordo che bisogna fare è un accordo diretto con Bersani. Perché innanzitutto Grillo è stato molto chiaro, ha detto con i vecchi politici no. E però Bersani lui un po' è andato incontro a Beppe Grillo dicendo fuori dalla politica che ha già fatto due candidature. Sì, però anche se è andato contro Beppe Grillo, tutto sommato ci abbiamo avuto le dichiarazioni uno dei suoi membri del suo entourage, Fiorio, che ha detto che con Beppe Grillo non si può fare accordo perché vuole la riduzione del numero dei parlamentari e degli stipendi dei parlamentari, primo. Secondo, poi, quale credibilità può avere Bersani quando è il primo che dovrebbe andare fuori? Sono già quattro. Diciamo, lui propone massimo due candidature, però è già lì da una vita, arriva a proporlo Sì. ma non si è dimesso. Sì, è già lì da 20 anni, quindi... Diciamo, Bersani rappresenterebbe la mummia che vuole stare seduta sul cadreghino. Sì, infatti, lui rappresenta quella mummia. Ma perché invece con il Movimento 5 Stelle non riesce a trovare un accordo con il PD circa dei punti in comune, come potrebbe essere togliere il finanziamento elettorale ai partiti, mettere in gattabuia chi ha rubato, indagare tutti i vertici del PD negli ultimi anni e compagnia bella? Perché non riescono a trovare l'accordo su questi punti? Perché innanzitutto ci stanno probabilmente, il marcio è molto più di quello che si pensa. Secondo voi, parliamoci chiaro, che noi abbiamo queste persone che di fatto non vogliono mollare il potere. Siamo chiari, insomma, che se Bersani volesse veramente un accordo, oppure volesse dimostrare veramente il suo interesse a salvare la nazione, lui non si impunterebbe sul fatto dell'essere primo ministro. Bisognerebbe, esistono una serie di persone che possono essere simpatizzati per i democratici, però che sono fuori dal giro della oligarchia. Facciamo un esempio: Benigni, Nanni Moretti, per dirci tranne due, ma vediamo un po', che sono stati in passato anche critici nei confronti delle oligarchie, che Bersani, se veramente tiene a cuore l'accordo, può proporre una persona del genere e dire: io propongo il programma, per me il programma delle cose da fare sono quelle del Movimento 5 Stelle. Ma secondo lei, Domine Dio, non c'è il rischio che se Bersani si tolga da parte, esca dai vertici del potere, non c'è il rischio che diviene subito indagato e arrivi lì qualcheduno che potrebbe essere per esempio Beppe Grillo e gli chiede con voce severa dove hai messo i soldi? Te Sì, lo ripeto per l'ultima volta, mi dici dove hai messo i soldi, poi non te lo ripeto più. c'è questo rischio, perché è chiaro, insomma, che Beppe Grillo ha detto chiaro e tondo che gli ultimi 20 anni dei vertici del PD devono essere tutti indagati. Quindi è chiaro, insomma, che Beppe Grillo, loro pensano di poter giocare all'allegro finanziere o all'accordi all'allegro politiche con Beppe Grillo, ma parliamoci chiaro, Beppe Grillo è stato assolutamente chiaro. Ha detto non accordi con i vecchi politici, e Bersani è un vecchio politico. Dico, noi sosteniamo le idee, e oltre a sostenere le idee, noi, nel senso, sosteniamo, insomma, gente che è nuova. Ma non è che se tu gli proponi
testimoni Bersani, è chiaro che quello ti risponde no. Poi per dire queste persone, questo Bersani manifesta anche scarsa lungimiranza politica, perché siamo chiari, insomma, se tu veramente vuoi stanarlo, tu gli proponi comunque un personaggio diverso. Ma un noi gli proponiamo. personaggio che abbia una certa credibilità, che non sia legato al potere. Secondo lei, signor Domine Dio, non c'è la remota possibilità che Bersani rappresenta ancora le banche, ovvero il partito nelle banche, il partito nelle cooperative, il partito nelle province e nei tutti i luoghi di potere che rappresentano lo Stato? Non c'è il pericolo che Bersani tuttora simboleggi quel marcio, quello stato sociale che c'è stato in Italia, che tutto sommato era il dare ai figli di papà, ai figli dei politici, alla gente da sistemare, un'occupazione d'oro all'interno dei partiti e nei giochi di potere? Non c'è il pericolo che Bersani rappresenti questa continuità? Sì, Bersani rappresenta quella continuità, perché noi parliamoci chiaro che lo Stato sociale italiano è uno Stato sociale che chiamiamo di particolarismo clientelare. Che cosa? Non si sono mai volute fare cose tipo il reddito di cittadinanza, l'assegno di disoccupazione, se Ma sono... loro non gliene frega un cazzo del reddito di cittadinanza, Ma... che loro reddito ce l'hanno perché sono lì a magnà dentro nei partiti, le mani in Sì, pasta, ma le loro... province, le comunità montane, anche nelle zone di Sì, mare, ma le comunità. loro, ma c'è una strategia perché non lo vogliono. E non è, diciamo, per le cazzate che dicono che allora gli italiani non lavorerebbero, perché se noi vediamo negli stati dove c'è il reddito di cittadinanza e vediamo la produttività media, come lavorano le persone locali, ci accorgiamo, insomma, che non è, insomma, che si ammazzino del lavoro, lo dico 10 anni all'estero, in molti stati, fra stati scandinavi, stati anglosassoni, in Germania, non è che siano, insomma, tutte queste, tutte così tanto diversi. Il problema in realtà qual è? Che nel momento stesso in cui esiste il reddito di cittadinanza, per te è un diritto. Quindi se per te è un diritto, tu non hai più bisogno dell'intermediazione del politico per essere, diciamo, assunto, per avere un Sì, reddito. per essere sistemato, già una cosa che Sì, aspetta. per essere sistemato, tipo la pensione di invalidità, fasulla, pure il posto di lavoro, pure la cosa. Quindi il politico intermedia, io ti do qualcosa e tu mi dai il voto, ma ricordati che se io perdo, tu perdi quello che hai. Di solito funziona così. Ma se io ti do il reddito di cittadinanza, allora che cosa succede? Succede che parecchie cose tu c'hai da mangiare, insomma. Quindi significa che tu sei meno ricattabile rispetto al caso in cui io non te lo do. Quindi significa che tu il call center non ti devo più aprire, fate lavorare al call center come succede adesso, 500 euro al mese, ma incomincia dove te lo offri 1000, perché se no, se io già ti do 500 euro di reddito di cittadinanza, tu per 500 euro al call center li mandi a quel paese. Quindi sei in una situazione che sei meno oggettivamente ricattabile. Oltretutto eviti tutta una serie di speculazioni sopra possibili. Adesso le faccio un'altra domanda, sempre concernente i punti del programma per i quali si potrebbero trovare delle convergenze comuni. Non c'è il rischio che su alcuni punti, tipo l'abolizione dei rimborsi elettorali e l'abolizione dei finanziamenti pubblici all'editoria, non c'è il rischio che se questi due punti venissero andati in porto, ovvero vengono attuati, la gente non subirebbe più la propaganda, ovvero l'informazione da parte degli organi di partito, perché noi sappiamo che i mezzi di informazione, quali TV e televisioni, in realtà sono dei mezzi di partito. Non subirebbe più il lavaggio del cervello, la propaganda, e soprattutto non ci sarebbe più uso di soldi pubblici per fare la campagna elettorale diffondendo false informazioni, per cui la gente avrebbe un'informazione più libera, molto più anche allineata con l'informazione che è già libera, che si trova in rete, per cui questi partiti tradizionali non li voterebbe più nessuno, perché se tu gli togli l'unico sistema che hanno per raccontare cazzate e menzogne, poi chi li vota più? Infatti ci sta questo come rischio. Allora, secondo lei potrebbe essere un rischio fondato, non è solo una mia idea che mi è venuta? No, secondo me è un rischio fondato, perché poi i finanziamenti, poi per di tutte le casse, poi per di tutto l'apparato creato, cioè pensiamoci chiaro, cioè Cioè, la stiamo costruzione. parlando di finanziamenti che vengono dati a babbo per raccontare cazzate. Sì, esatto, vengono finanziamenti dati a babbo perché, ma adesso parliamoci chiaro, ma veramente la televisione di Stato, cioè ci sono bisogno di tre reti, quando ne basta una? Veramente ci abbiamo bisogno di tutte queste tre gruppi di tre reti e tre reti? Ma Quanti guarda, sono? io a parte che io non ho la televisione, non l'ho mai avuta, per cui vedo solamente alcuni spezzoni che girano su internet, ma la televisione non sono
vent'anni che sono emigrato all'estero, non ho mai comprato io in casa non ho mai avuto la televisione, ma non c'è il, diciamo che la televisione così come media come noi conosciamo, c'è un media che trasmette solamente programmi che sono essenzialmente delle cazzate. Non è che non ha nemmeno una sua funzione di pubblico interesse per la collettività, perché a me sembra che la televisione manca tantissimo di programmi con un certo valore culturale. Si punta di più a fare propaganda politica e fare il lavaggio del cervello alle masse, un sacco di programmi per gli idioti, però tutto sommato stringi stringi di documentari, di programmi che trattano argomenti scientifici, argomenti anche culturalmente interessanti. Tanti ce ne sono pochi. Sì, infatti ce ne sono molto pochi. Perché? Perché fondamentalmente vogliono ridurre le persone a una massa di imbecilli telecomandati. Cioè, ad esempio, parliamo ad esempio anche di un'altra cosa che in Italia viene presa come normale. Che so, parliamo del contratto nazionale. Qualcuno, i contratti nazionali di categoria, qualcuno dice, ma dopo si scala, si prende la strada dal liberismo. Ma la mia osservazione qual è? In realtà questa è una cosa teorica, cazzata, perché esistono posti tipo la Danimarca dove non esistono i contratti di categoria, ma esistono contratti aziendali, però non possiamo definirli un paese da liberismo selvaggio. Ma cosa cambia? Cambia che l'orario di lavoro richiesto, quanto devono essere pagati gli straordinari, quanto devono il salario minimo orario viene stabilito dallo loro statuto dei lavoratori e l'unica contrattazione che esiste con i sindacati è per il salario minimo, per l'orario di lavoro, però per il resto sono cose standard. Ad esempio, non si capisce perché se tu lavori nel settore chimico, di notte per 4 giorni hai diritto a 3 giorni di riposo, nel metalmeccanico a 2. Pure nel metalmeccanico lavorano con le sostanze chimiche, pure nel metalmeccanico, cioè, che so, figli metalmeccanici sono figli dell'oca bianca, sono. Però se tu parli con le persone tutte le cazzate che gli hanno propinati tutti questi anni, dice, se uno lavora a miniera, sì, ma c'hai idea che cosa vuol dire lavoro metalmeccanico oppure no? Cioè io conosco, essendo da zona metalmeccanica Terni, insomma, conosco persone che hanno lavorato nel metalmeccanico, nel chimico, alla fine hanno tutte le stesse problemi. Sì, sono lavori logoranti anche questi. Ok, adesso è finito il tempo a nostra disposizione, diciamo quello che il messaggio che volevamo dare ai nostri cortesi radioascoltatori l'abbiamo dato. Per finire, signor Domine Dio, le chiedo una cortesia, di mandare a Bersani il seguente messaggio. Fuori i soldi, voglio sapere dove sono i soldi, te lo chiedo per l'ultima volta, poi non te lo chiedo più. Ok, io vi manderò questo messaggio. Bersani, non hai capito che il primo ministro, come primo ministro, non ti vogliamo. Prima tira fuori i soldi e poi vai a fare pure il mozzo nel PD e via. Ma come primo ministro, no. Grazie per la cortese conversazione, saluto tutti quelli che ci ascoltano da casa e buona serata a tutti.